il provveditore era fino al suo paesello ad una visita medica, sarebbe ti richiamo fra 10 e ti richiamo fra 10 minuti, ti richiamo fra 10 minuti, ha richiamato, ci ha dato appuntamento intorno a mezzogiorno, già sapeva che noi ci saremmo diretti al prefetto, quindi noi adesso componiamo un corteo, mettiamo una fila di bandiere sindacato o dell'altro davanti e andiamo in corteo alla prefettura, ci facciamo vedere in questa maniera uniti, poi si parla e quindi riceveremo conferma nelle prossime ore, ma sicuramente ci sarà il 23 una sorta di giornata di protesta nazionale, perché si parla di un presidio sotto il mio proprio Ministero dell'Istruzione a Roma. Dappertutto i lavoratori sono fortemente arrabbiati, diciamo questa espressione educata, sono arrabbiati, quindi c'è un presidio a Roma, molto probabilmente già sull'iniziativa dei ceti, dei lavoratori dei ceti si parlava nei giorni scorsi di un presidio dei 23 affari, perché ci sono alcune aziende che continuano a non pagare, quindi a questa situazione certamente e si aggiungono le altre, quella appunto della sospensione del lavoro. Quello che abbiamo già detto ai responsabili che ci hanno ascoltato qui in interviore sono due aspetti, uno di illegittimità da parte della TUSMA che non può da un momento all'altro di fronte a finanziamenti, di fronte comunque ad impegni mandare lettere di quel genere, perché come giustamente diceva Antonio abbiamo incontrato una crisi nota, ma fate sempre però. Quindi significa che io ho detto, ecco, porto anche delle notizie, perché ho detto il comunicato che avevano fatto i segretari nazionali, non delle categorie, ma addirittura nazionali di CGL e di CGL, che non c'era interesse da parte del Ministero della Pubblica Istruzione ad incontrarli. Quindi il presidio che ci sarà a Roma sarà un presidio fatto per spingere ad ottenere degli incontri. Proviamo quindi, dobbiamo sapere esattamente qual è la nostra situazione per capire da dove partiamo e da dove vogliamo arrivare.